Ciao ragazzi, in questo video voglio far partire una nuova serie su questo canale chiamata Italiani nel Web3 Gaming. Siccome credo molto nell'importanza di avere una skill, un'abilità con cui poi si guadagnano dei soldi e poi con i soldi che si sono guadagnati da questa skill investire in cripto ed NFT, voglio portare persone che lavorano attivamente nel Web3 Gaming, come hanno trovato questo lavoro, quali sono le abilità per trovare questo lavoro e pro e contro di lavorare nel Web3 Gaming. Ho già tre ospiti in programma e voglio portarvi diversi ruoli, ma oggi partiamo dal community manager di due progetti veramente grossi nel Web3, Machine Arena e Civitas, di cui tra l'altro ho anche 10 NFT. Anche lui originario di Bologna e come me vive all'estero, vi presento Error404. Un saluto Error. Ciao a tutti, grazie Scogna per avermi invitato. Grazie a te per esserti preso il tempo, perché so che hai un sacco di cose da fare in queste settimane, che poi ce ne parlerai anche durante il corso di questo video. Civitas e Machine Arena sono due progetti molto grossi nel Web3 Gaming. Io in Civitas sono molto investito perché credo sia molto valido anche come concept di gioco e come progetto a lungo termine. Ha ricevuto molti fondi, quindi poi oggi magari ci parlerai anche un po' meglio di questi due progetti. Allora, per far partire questa serie, il goal è quello di far vedere un po' il dietro le quinte di questi giochi, perché sul mio canale parliamo tanto di progetti Web3 Gaming, un team di tante persone, ma vedere un po' il dietro le quinte di che cosa vuol dire far parte di un team del Web3 Gaming e soprattutto anche, magari per gli interessati, come iniziare a farne parte. Quindi qual è il tuo ruolo all'interno di questi due progetti e in che cosa consiste? Il mio ruolo è quello di community lead. Machine Arena e Civitas sono entrambi progetti di Directive Game, che è un'azienda appunto nata principalmente nel gaming e poi divenuta Web3 da circa una decina d'anni, fondata da vari esperti, diciamo veterani dell'industria del videogioco, ed eventualmente entrati poi nell'ambito Web3. Il mio ruolo, appunto, come dicevo, community lead, in pratica curo la comunicazione giornaliera con il pubblico per ambo i nostri progetti. Faccio parte appunto del team di marketing e fondamentalmente il ruolo di un community lead o un community manager è anche quello di agire come intermediario tra la community e i developer, quindi feedback della community, cercare di capire qual è il sentimento generale e come soddisfare questo sentimento appunto da parte dei sviluppatori. Quanto è importante, poi lo andremo a vedere meglio nel dettaglio, la comunicazione, specialmente con la community quando è arrabbiata, dei dubbi, sia quindi dalla community a riportare al team, sia dal team magari quando c'è un ritardo nello sviluppo, riportarlo alla community, che sei tu, no, il capro espiatorio, dove poi se la prendono con te di base. Sì, la comunicazione è fondamentale, ovviamente. Community leader, community manager sono comunque le prime persone in prima linea anche per quanto riguarda la gestione delle crisi, perché rappresentiamo il primo punto di approccio per la community nei confronti del progetto. Siamo quelli che si prendono gli insulti al posto degli sviluppatori. Giusto. I giocatori fanno gli errori, noi ci prendiamo gli insulti a posto loro. Quindi questo banale. Non voglio spaventare subito chi era interessato a dire voglio fare il community lead, è subito massacrato la prima domanda. No, il reverso della medaglia ovviamente, che siamo anche quelli che ci prendiamo i complimenti. Ah, siete bravissimi Giorgio, come sei bravo. Grazie, non ho fatto nulla, però grazie. Giusto. E quindi, come sei riuscito a trovare questo lavoro, un po' come background tuo? Lavoro nell'industria del gaming tradizionale da una decina di anni, in varie capacità. Fondamentalmente ho iniziato in ambito giornalistico, se vogliamo, anche se non ho di fatto un tesserino dell'ordine dei giornalisti, quindi self-glorified blogger, come viene da dire in inglese. Questa è stata fondamentalmente la mia piattaforma di lancio in tempi non sospetti, gli ultimi anni 2000, dopo le superiori, cose del genere, cose tempo perso. Poi pian piano questo mi ha appunto permesso di connettermi con varie realtà dell'industria del videogioco, partecipare ad eventi e quant'altro, ed eventualmente iniziare a lavorare nel gaming e poi specificatamente nel marketing. Poi è un percorso un po' particolare che, se vogliamo, non accademico, ma molto dovuto ad esperienza e networking, poi ci andremo anche su questo. Non ho, come dire, studi in merito se non con la mia conoscenza diretta, esperienza diretta nel settore specifico dei videogiochi. E poi eventualmente quello Web3,
che appunto è un mondo in cui sono entrato negli ultimi anni grazie ad Electric Games. Avendo un po' di background economico marketing, devo dire che ho imparato di più negli ultimi anni lavorando a stretto contatto con team di marketing rispetto a quello che avevo studiato all'università, quindi anche da lì un po', secondo me, entrambi non abbiamo il tesserino, però lavorando in prima linea, no, impari molto dell'ambiente. Sì, assolutamente, specialmente in un mondo come quello del gaming e ancora di più Web3, che sono entrambi giovani, ovviamente non c'è un percorso accademico o studi che si possono veramente fare perché letteralmente si sta formando in questo momento, quindi certo, ci sono un sacco di ovviamente teorie e strumenti di base, come dire, per il marketing che ovviamente si applicano a qualsiasi cosa, ma quando si tratta di affrontare giorno per giorno l'esperienza alla fine, purtroppo per fortuna, è quella che conta. E tu in particolare come sei entrato in contatto con Directive Games? Sì, come accennavo appunto sono nel gaming da una decina di anni, quindi fondamentalmente ho lavorato su varie aziende, vari progetti, soprattutto in Polonia ma anche in altri paesi e non solo in Europa, sia per giochi multiplayer, single player, console, ma particolarmente per vedere un specifico gioco multiplayer su cui ho lavorato, che non farò il nome in questo momento, un MMO survival con una community abbastanza sostanziosa. A un certo punto Directive Games, appunto gli sviluppatori di The Machines Arena e Civitas, mi hanno contattato, cercavano qualcuno appunto per aiutare a creare da zero una community per Civitas, che allora non era ancora stato annunciato, e appunto questa mia esperienza in questo gioco MMO su larga scala, quindi avevo già gestito community Discord con centinaia di migliaia di persone, cose del genere, sono stato quello che mi ha fondamentalmente venduto a Directive. E così ho fondamentalmente scoperto il mondo Web3, su cui fino a quel momento era solo una cosa a cui ero interessato nel tempo libero, comunque con progetti molto piccoli. Non mi sarei aspettato che sarebbe diventato un progetto a tempo pieno, ma eccoci qua. Quindi sono stati loro a venirti a cercare? Sì, corretto. Direi un bel plus che descrive il tuo curriculum. E per quanto riguarda invece il Web3 Gaming, per curiosità, quando ti ci sei interfacciato dicevi che già lo seguivi o hai avuto un po' quell'impatto tipo... Cosa sono gli NFT? Cosa sono queste cose? Fondamentalmente, questo apre un'altra parentesi, mi sono interessato al mondo cripto in generale nel 2017, solo che all'epoca, per dirla brutalmente, ero povero con la merda, quindi non avevo modo di investire altro. Purtroppo ho scoperto Ethereum prima, quando ancora non era neanche a $100. Solo che all'epoca veramente facevo fatica ad arrivare alla fine del mese, quindi no, non posso metto 50 euro, oh bello, ho fatto 100 euro, adesso vendo e poi ciao. Quindi sì, mi sono leggermente interfacciato con quello e poi quindi sono sempre rimasto in contatto da allora. E poi sai, con 2020 il boom degli investor retail, ovviamente NFT e quant'altro. Sono tra i tanti che si è rinteressato alla questione, ho iniziato a investire, poi appunto sono iniziati a saltare fuori molti progetti in ambito gaming che utilizzavano le tecnologie blockchain, specificamente NFT, nei loro giochi, e se prima seguivo solamente da semi estraneo con una curiosità personale, poi casualmente è arrivato dal nulla questa azienda che mi dice: ah, ma tu cosa ne pensi degli NFT? Ah, ho capito dove stiamo arrivando, ok. Perché all'epoca, fra l'altro, appunto, Directive non era... C'era solo The Machines Arena, che all'epoca non era ancora un gioco Web3, e Civitas non era stato annunciato. Quindi sono entrato in Directive prima che fosse ogni informazione pubblica sul fatto che avremmo iniziato a lavorare con Web3. Diciamo che io e l'azienda abbiamo iniziato parallelamente a questo percorso. Molto interessante e... A livello di community manager o community lead, cosa consiglieresti a chi vuole fare il tuo stesso lavoro? Più un discorso di formazione, di networking, di immersione nei giochi? Quali sono i tuoi tips? Ad oggi, per quanto riguarda il gaming, ci sono molti studi, anche a livello universitario, non solo all'estero, anche in Italia. Iniziano a saltare l'industria sta crescendo. Quindi anche per chi magari è giovane, sta ancora studiando, c'è addirittura l'opportunità di integrare, come dire, discipline che siano marketing o, non so, programmazione o design o altro, direttamente nella loro
carriera universitaria o comunque nei loro campi, nei loro corsi post scolastici. E alternativamente il bello se vogliamo del mondo in cui viviamo oggi, con tutto connesso a internet, che comunque qualsiasi informazione è reperibile online, e soprattutto quando parliamo di Web3, come dicevamo, è un'industria estremamente giovane e decentralizzata per sua stessa natura, quindi le informazioni sono tutte online, quindi se qualcuno è interessato a entrare in questo settore, l'unica soluzione reale è quella di addentrarsi, comunicare, addentrarsi nei progetti, insomma, cercare di capire cosa sei interessato tu, perché ovviamente c'è il Web3 Gaming, ma ovviamente ci sono mille altri progetti, sono collezioni artistiche, cioè sono progetti puramente cripto, ci sono mille sfaccettature. Io ovviamente sono qua per rappresentare Web3 Gaming, ma è solo uno degli aspetti del Web3. Però sì, fondamentalmente devi essere qualcuno che o può apportare qualcosa, sia dal punto di vista tecnico, di esperienza, marketing, piuttosto che artistico o altro, all'interno di un progetto Web3 esistente, o insomma puoi anche pensare di crearne uno da zero se hai contatti per farlo. Io mi sento anche di dare un consiglio, poi correggimi se sbaglio o cosa ne pensi, ma da community manager, se tu vedessi una persona all'interno della community molto attiva che ti dà una mano a moderare e magari dice inizio a fare il moderatore gratis, no, e ti supporta, poi dopo mano a mano inizia a fare il contatto, sei amico di Giorgio, per dire, adesso non per forza tutti dovete andare in Civitas e Machine Arena a fare i moderatori, però concettualmente secondo me puoi iniziare gratuitamente a fare il mod, vedi che sei bravo, impari da una persona come Giorgio o il community manager di turno, e poi se ci sono delle application da fare in qualche server come community manager o come moderatore, si può dire ho fatto questa esperienza, potete provarmi. Secondo me può essere un inizio di carriera sul campo, anche senza esperienza teorica ma pratica, che può essere utile per fare i primi lavori che poi possono portare anche a qualcosa di più. Assolutamente sì, lasciando stare i campi tecnici e rimanendo puramente nel marketing, comunicazione, la risposta a quello che suggerivi è sì, succede anche abbastanza spesso, anche noi stessi l'abbiamo fatto. C'è ben più di una persona nel nostro team che è stata assunta direttamente dalla community perché erano particolarmente attivi, particolarmente di supporto. Per dire, c'è questo ragazzo Arash che inizialmente si è offerto come volontario gratuito, poi è saltato fuori che aveva delle competenze di marketing, comunque era praticamente connesso 24 ore al giorno sul nostro Discord, salta fuori che comunque voleva essere coinvolto in maniera maggiore, mora della storia, alla fine l'abbiamo assunto, adesso lui è estremamente bene connesso con tantissime altre realtà Web3, sviluppatori, community DAO e quant'altro. Quindi adesso lui è persona che si sta occupando quasi tutte le relazioni per collaborazioni alto con altre entità, proprio perché lui è estremamente connesso. Quindi sì, pur non avendo lavorato in altre aziende dei videogiochi, pur non avendo dei titoli di studio specifici di marketing, era comunque la persona che era in grado di aiutare per qualcosa che ci serviva, e quindi abbiamo deciso di prenderlo. Quindi assolutamente sì. È un consiglio che può essere molto interessante per molti, e soprattutto anche giovani, perché alla fine dietro un avatar, se siete bravi, se portate valore ad un progetto, non guardano in faccia a nessuno, preferiscono qualcuno che è disposto a veramente metterci l'effort, e vedete che potete essere integrati anche gratuitamente all'inizio, e poi se veramente valete potete fare quel discorso di ragazzi mi potete retribuire qualcosina. Progetti grossi secondo me per cifre accettabili, specialmente all'inizio senza esperienza, sono disposti a fare quel passo. Assolutamente sì, e fra l'altro aggiungo anche che in ambiente Web3 ho visto che è estremamente comune per i moderatori essere comunque ricompensati, anche parlo di semplici moderatori. Arash, questa persona che menzionavo prima, adesso fa molto di più che il moderatore, però per dire, anche solamente per fare moderazione comunque occupa del tempo, è una cosa estremamente utile comunque se hai una community grossa. E per fortuna c'è comunque una tendenza a ricompensare anche questo, quindi ovviamente a seconda del progetto, dell'azienda, compenso cambierà. Mm-hmm. E non è garantito che tutti offrano un compenso, ma non è difficile trovare aziende che siano disposte a ricompensarti anche solamente per fare il moderatore all'interno del loro Discord, che può sembrare una banalità, ma è comunque qualcosa che richiede del tempo e che quindi è giusto che venga ricompensata. Come dicevi tu stesso, mostrarsi attivi, essere interessati, di solito viene notato.
E invece se dovessi descrivere le tre skill più importanti per essere un community manager, quali sono secondo te e anche cosa cercano di più le aziende? Proprio tre che ti vengono in mente. Sì, allora la prima, che in realtà vale non solo per community manager, ma per penso qualsiasi figura all'interno del marketing, è essere in grado di comunicare in modo chiaro, coerente e persuasivo, perché alla fine il marketing cos'è? Non è altro che comunicare, informare il pubblico, il mercato di quello che stai offrendo, il tuo prodotto, servizio, la tua community, qualsiasi cosa. E se tu non sei in grado di comunicare verbalmente, per scritto, comunque a prescindere dal medium di comunicazione, tu devi essere comunque in grado di comunicare cosa appunto stai offrendo e qual è il valore che stai offrendo. Se io ti arrivo lì dicendo gioca TMA, ok, cos'è TMA? Cosa vuol dire gioca? Di cosa stiamo parlando? Quindi ovviamente bisogna strutturare messaggi con, in modo coinvolgente. Chiaro, questa è una definizione molto, molto basilare, ma penso sia abbastanza comprensibile. Ti avvantaggia se sai comunicare correttamente. Le altre due skill, come dicevamo prima, come avevi accennato prima, siamo quelli che ci prendiamo, come dire, gli insulti e i complimenti per primi. Quindi ovviamente essere in grado di ascoltare è importante. Devi riuscire a leggere, diciamo, oltre a quello che sono le parole, che siano positive o negative, che leggi. Devi essere in grado di capire qual è, diciamo, il sentimento generale della community, cosa vogliono davvero, cosa è richiesto. Essere in grado di rappresentare internamente, perché tu community manager sei esposto al pubblico, ma un sacco di persone all'interno che non hanno Discord e non sono interessate davvero perché non è quello il loro scopo, specialmente stakeholder o sviluppatori e quant'altro, è importante che sappiano insomma cosa la community e conseguentemente il mercato vogliono, perché ovviamente se stai sviluppando magari un beneficio per un gioco che non interessa a nessuno è un feedback importante, viceversa se è qualcosa che la community chiede ma non c'è nessuno che glielo dice agli sviluppatori è un problema, quindi tu devi essere quell'elemento in grado di rappresentare la voce della tua community. Infine, e questo si ricollega molto anche all'ascoltare, avere un approccio analitico. Perché? Perché ovviamente una cosa sono i sentimenti, una cosa sono i dati. Ovviamente tu devi essere in grado di qualificare e quantificare le informazioni che ricevi, anche se sono solamente testuali, sono solamente parole, perché alla fine se c'è una persona che ti dice questa feature del gioco fa schifo, cancellatela, e anche se magari questa persona è molto vocale, rompe le scatole tutti i giorni, è una persona, non è un dato statistico rilevante. Quando ci sono 200 persone che non dicono nulla, ma casualmente stanno abbandonando il server, allora forse c'è un problema e forse devi iniziare a capire perché stanno abbandonando, quali sono i motivi. E ovviamente il discorso può essere è molto più ampio, è molto più esteso di così, ma penso che siano queste tre, appunto, capacità di comunicare, capacità di ascoltare e l'approccio analitico sono le tre skill fondamentali per un community manager. E invece a livello di proprio personale, tre parti che ti piacciono di questo lavoro e tre parti invece che non ti piacciono? Ti avevo accennato personalmente prima, appunto, e è divertente perché questa sarà una risposta due facce della stessa medaglia. Tre parti che mi piacciono: il marketing è sempre un'evoluzione, ci sono sempre cose nuove da imparare, ogni giorno succede qualcosa di nuovo, quindi sai, c'è nuove piattaforme, ci sono nuovi tool, domani si crea Threads, adesso c'è TikTok che spopola. Sai, adesso c'è questo nuovo trend che tutti quanti stanno seguendo, questa nuova app, questo nuovo gioco. Quindi è sempre interessante perché c'è sempre qualcosa di nuovo che sta succedendo, è sempre qualcosa di nuovo da imparare. Quindi sì, raramente non hai mai la sensazione di annoiarti, ecco. Quella negativa è che appunto qualsiasi cosa cambia, quindi nulla è statico. Domani Elon Musk si sveglia, cambiamo Twitter in X, improvvisamente, ok, vale ancora che spendo soldi in advertisement su Twitter? O per dire, questo trend che tutti pensavano fosse una figata adesso è inutile, quindi tutte queste informazioni che ho raccolto sono buttate, questa nuova piattaforma Threads che sembra una figata non lo utilizza nessuno, quindi sì, non hai mai un momento fermo, c'è un sacco di informazioni che conoscete che acquisisci che può essere inutile il giorno dopo. Secondo punto, positivo, lato positivo, appunto lavorare con la community. Per me personalmente è una delle cose che mi piace di più, perché appunto vedi letteralmente il frutto del tuo lavoro, del lavoro del tuo team. Se fai un bel lavoro, sei direttamente a contatto con le persone che apprezzano quello che stai facendo, vedi i risultati, vedi i commenti positivi, quindi comunque sei direttamente esposto all'impatto del tuo lavoro, quando magari ci sono sviluppatori che sono chiusi nel loro ufficio buio a guardare linee di codice, magari sono particolarmente socievoli, non aprono mai
i social non hanno minimamente idea che c'è gente che gliene frega qualcosa di quello che fanno, tu invece lo vedi e se, fra l'altro è anche il tuo scopo quello di farli comunicare a loro appunto che il loro lavoro sta avendo del successo. Lato negativo ovviamente quando le cose vanno male sei quello che sei primo a prendersi gli insulti, quindi sei tu che devi gestire la crisi, sei tu che devi tenere gli animi calmi, sei tu che devi, come dire, filtrare queste informazioni, quindi ti prendi sia i meriti che i demeriti tuoi o del team. Terzo aspetto, sei nel marketing, nella community, comunque sei sempre a contatto con non solo con la tua community, ma anche comunque con il resto del settore. E anche il fatto che io e te appunto ci conosciamo è proprio perché appunto tu, avendo precedentemente una tua community e ora il tuo canale, appunto, tutto succede semplicemente perché appunto io sono parte del community manager e siamo entrati in contatto così. Ovviamente sono mille altre figure in realtà con cui io e marketing siamo in contatto. È una cosa molto positiva perché ti aiuta ad avere una visione d'insieme dell'industria, entri a contatto con, diciamo, aziende, figure anche di spicco, come dire, nella realtà. Noi siamo anche parte con Sky Mavis, per esempio, che ti apre molti punti di contatto, ti permette di espandere, come dire, il tuo network in maniera facile. Allo stesso tempo, quando sei così esposto all'industria e sei in contatto con tante persone, è anche difficile cercare, come dire, prioritizzare cosa seguire, chi seguire, cosa, come dire, filtrare le informazioni e capire, insomma, quali sono i trend delle persone da seguire. Quindi, diciamo, ci sono molte distrazioni, se vogliamo. Sì, su questo ultimo punto mi piace aggiungere che effettivamente il networking dà comunque grandi possibilità, perché specialmente ad oggi che è un mercato un po' bearish, se così possiamo definirlo in generale, rispetto al bull 2021 è definibile bearish, però quanto adesso no, si può entrare anche facilmente in contatto con te, che sei il community manager di due progetti grossi, quando in una bull run non avrai il tempo di fare tutte queste scremature perché ci sono un milione di cose da fare al giorno e forse anche di più. Quindi già entrare in contatto in questo periodo, mostrarsi utili e crearsi delle skill ora è fondamentale per arrivare pronti poi in un secondo momento. Per quanto riguarda il filtraggio, anche quello è molto importante, però mi collego al fatto di ora ci sono tante informazioni, ma comunque le riesci a gestire. In una bull run, saper distinguere l'influencer che ti shilla le coin perché viene pagato, o chi lo fa già da anni perché gli interessa effettivamente il settore, quello secondo me è facile. Infatti lo riassumerei con: durante i bear è il periodo in cui si costruisce le skill, durante i bull market è il periodo in cui devi raccogliere quello che hai seminato. Assolutamente vero, poi paradossalmente quello che si applica anche all'investire, quindi di solito se entri nel mercato durante una bull run è già troppo tardi, e questo metaforicamente si applica appunto anche alle tue possibilità di lavorare, perché quando sei in bull probabilmente l'azienda è già a ritmo, non c'è bisogno di altre figure, quindi se vuoi entrare è bene che lo fai in bassa. Il rovescio è che durante il bull si rivelano anche un sacco di progetti fuffa, quindi bisogna anche fare un po' attenzione a dove vai a entrare. Ma soprattutto, sai cosa volevo aggiungere? Perché appunto sta cercando di persone, diciamo, giovani che si vogliono entrare in questa industria. Penso che un valore principale, questo è un suggerimento totalmente personale, è quello di essere appassionato a quello che stai cercando di fare. Perché, sai, è molto facile per qualcuno giovane senza un'idea esattamente di cosa vuole fare nella vita, nella carriera, andare a cercare quello che potenzialmente può far soldi. Ma se non ti interessa realmente l'industria, il settore, il tema, uno, ti stancherai in fretta, due, probabilmente non rimarrai dentro a lungo perché comunque è una cosa che si nota molto facilmente quando qualcuno, come dicevi, è pieno di shiller o persone che provano a shillare ma che in realtà non sono neanche in grado di fare quello, provano a vendersi perché magari hanno invitato amico Tizio Caio nel loro gruppetto, ma è una cosa che se il progetto è serio te ne accorgi in 2 minuti. Io penso che riceverò non meno di 200 tra mail, messaggi, richieste varie al giorno da shiller vari ed eventuali, e questo adesso, quando eravamo nel 2022, quando ho appena annunciato Civitas, era sull'ordine dei migliaia, su qualcosa come 10.000 messaggi non letti su Discord, e mai li leggerò. È un ottimo punto e a proposito di questo, quando secondo te ci sarà la prossima bull run? A maggior ragione che dal 2017 conosci le cripto, ci affideremo tutto su quello che dici, ma
metteremo tutti i nostri risparmi. No, ovviamente non è vero. Però. Sono l'ultima, com'è che si dice, disclaimer, do your own research, sì. Giusto? Esatto, questa non è investimenti finanziari, non citatemi, no. quindi chiarito questo, in realtà non mi piace fare previsioni, anche perché appunto, come ti dicevo, in realtà sono relativamente nuovo a livello professionale nel Web3 e nel crypto, ma vengo piuttosto dal gaming, quindi c'è ancora un sacco di cose che sto imparando. Secondo certe persone siamo in una bull run adesso, in realtà penso che sia arrivato un po' una bull run un po' fasulla, perché forse c'era tutto questo seguito dietro l'annuncio degli ETF Bitcoin, poi in realtà è stato un po' una fuffa, quindi adesso si sta già un po' risestando. Io non lo so se siamo in una bull run o non siamo in una bull run adesso. Secondo me, rispetto al 2021, come giustamente accennavi, non è minimamente paragonabile. Cosa succederà in seguito? Onestamente non lo so dire. Adesso ho notato che c'è comunque una grossa consolidazione del mercato, non solo in crypto, Web3, ma in generale poi tutte le aziende tech, appunto, che stanno cercando di ridurre i costi più possibile. C'è un sacco di tagli personali, purtroppo c'è una consolidazione appunto tagliare costi e mantenere il core business e quant'altro. Quindi banalmente quello che stanno, penso che questo si sta riflettendo su tutto il mercato, incluso quello Web3, che alla fine è sempre IT. Io non saprei dire se questa è una bull run, ma sicuramente è un momento più stabile di quanto non fosse sia il 2021 che non è il bear market dell'anno scorso. Quindi dove andremo non lo so, io ovviamente faccio il tifo per casa e dico seguite Ronin, perché The Machine Zarina, siamo parte con Sky Mavis e appunto stiamo per lanciare il mint delle nostre skin del nostro gioco su Ronin Network. Ronin fra l'altro sta avendo un ottimo momentum, è salito tantissimo negli ultimi mesi il token Ron. Tra l'altro Binance verrà listato su Binance. Sì, è appena stato listato ieri, quindi una grossa, grossa notizia. E sì, prossimamente vedrete anche gli NFT di The Machine Zarina anche sul Mavis Market e sul nostro store, quindi ovviamente ti faccio tipo momento di shilling personale, perdonami. Giusto. In uno degli scorsi video, perché non so quando uscirà questo, ho parlato delle cripto su cui investo e ho menzionato anche Ronin, perché è molto interessante come ecosistema, infatti anche BIM, Immutable, secondo me sono tre ecosistemi molto forti con dei team validi che quando arriverà l'opportunità della bull run, secondo me sapranno vendersi molto bene. Tra l'altro Ronin ha alle spalle Sky Mavis, sono molto linkati, Sky Mavis dalla scorsa bull run. Sì, fondamentalmente non sono legalmente la stessa entità, ma sono di fatto le stesse persone. Quindi, sì, tutte le chain che hai menzionato, fra l'altro, sono appunto tutte chain molto forti nel Web3 Gaming. Immutable praticamente è ovunque adesso, ovunque ti giri sono progetti che stanno usando Immutable. Ronin, appunto, e Sky Mavis stanno seguendo un po' la stessa cosa. Fino a nemmeno un anno fa l'unico gioco su Ronin era appunto Axie Infinity. Adesso sono aperti, siamo entrati inizialmente noi, da Machine Zarina e altri due progetti. Adesso si è aperto altri progetti ancora più grandi come Aperon, Pixels. Quindi stanno crescendo molto in fretta, si stanno usando, diciamo, anche loro una chain non solo per loro stessi, ma soprattutto il valore principale di Sky Mavis, diciamo, cioè il fatto che comunque è l'unico caso fino ad ora di successo pubblico globale con un gioco Axie Infinity ad oggi, l'unico gioco che non si può negare che abbia avuto un riscontro, non ha avuto successo solamente con investor ma anche con gli utenti finali, col mercato. Sono tanti progetti di cui si sente molto, che hanno raccolto un sacco di fondi, ma che di fatto poi non vengono giocati. Axie Infinity è uno dei pochi dove hanno milioni di utenti attivi, e quindi ovviamente è un caso di successo molto grande. Poi ovviamente io sono molto di parte, quindi perdonatemi, però siamo molto contenti di essere parte con SkyMavis, proprio perché c'è un team di sviluppatori web3 che ci è riuscito, sono loro, e quindi ovviamente pensiamo che sia il network giusto per noi. Due domande divertenti, le tengo per la fine. Ritornerei sul discorso piattaforme e tool che utilizzi di più come community manager e anche magari come rimani tu aggiornato sulle tendenze del Web3 Gaming in generale. Per piattaforme, fondamentalmente il Web3, per qualche ragione non ben definita, ha deciso che Discord e Twitter dovessero essere due. Ha deciso che queste due piattaforme fossero quelle di comunicazione. Qualsiasi community Web3 gaming e non, perché noto qualsiasi progetto, a prescindere dal fatto che siano collezioni artistiche o giochi o altro, hanno community su Discord, quindi quello è il principale tool, come dire, di gestione interna della community.
e poi Twitter per la comunicazione generale. Basta anche solo vedere anche i vari exchange, Binance e quant'altro, o anche solo il mercato come viene impattato da un singolo tweet. Cioè, abbiamo visto il collasso di FTX grazie al tweet, se ci pensi. Mm-hmm. Ovviamente quello era, ovviamente non è stato il fattore che ha fatto partire tutto, ma come dire, quello che ha fatto iniziare il domino, che ha fatto iniziare a cadere la catena. Quindi Twitter è stato scelto dalla community crypto / web 3 come il metodo di comunicazione principale. Quindi sì, sono sicuramente le due piattaforme dove, a prescindere da qualsiasi progetto, a prescindere dalla grandezza, dovrebbe essere. Ovviamente non vuol dire che sono le uniche due. Per dire, se vai in Est Europa, nei vari paesi CIS, come sono cosiddetti, Telegram è molto forte. Anche in Italia, fra l'altro, se non sbaglio, Telegram è abbastanza, è una nicchia, ma una nicchia abbastanza più utilizzata di Discord, probabilmente. Quindi sì, in certi mercati, certe regioni, ci sono piattaforme che potrebbero essere ugualmente interessanti, però a livello generale, globale, Twitter e Discord sono le prime due. Per i tool non mi addentro, perché ci sono una marea di strumenti, di analytics, di social media, di bot per Discord, potremmo perderci un mese, non ha senso entrare nei dettagli specifici, dipende veramente da cosa devi ottenere. Su quello poi magari faremo un corso gratuito su YouTube, step by step. Assolutamente, potremmo dedicare un'intera puntata ai bot più utili per il community management, non c'è dubbio. Ce lo farete sapere nei commenti se lo volete. E aggiungo una cosa, quanto pensi sia importante l'inglese? Perché hai parlato di Twitter e non riesco a non collegare Twitter a seguire persone a livello internazionale, e vuol dire inglese, perché comunque di italiani ad oggi su Twitter non ce ne sono tanti. Beh, come avrà notato dal numero di inglesismi e strafalcioni di grammatica italiano che faccio, l'italiano non è nemmeno la lingua che utilizzo di più giornalmente, anche perché appunto nessuno di noi due vive in Italia, quindi presumibilmente anche per te l'italiano non è la tua lingua d'uso giornaliera. Lavorativamente sicuramente non lo è per me. Sono arrivato al punto in cui adesso mi sto iniziando a dimenticare parole in italiano, quindi sì, per l'utente finale, per gli italiani che si vogliono addentrare, assolutamente il mercato, penso che tu possa confermarlo meglio di me, che il mercato web 3 in Italia è ancora abbastanza inesistente. Certo, c'è sicuramente molta gente interessata, anche il fatto che esista appunto canali come il tuo dimostra che comunque ci sono persone, c'è una nicchia di interessata. Ma gli attori che muovono, come dire, il mondo web 3 non sono ovviamente in Italia, quindi per ovvie ragioni, come oserei dire, per tutto nella vita l'inglese è fondamentale, quindi a meno che non ha intenzione di rimanere in Italia, lavorare nel supermercato sotto casa, penso che tu ne abbia bisogno. Sì, questa è un po' cattiva, Blast. Però scusa. No, è giusto, soprattutto nel web 3 gaming bisogna dirlo, l'inglese è fondamentale, poi si possono usare dei traduttori per aiutarsi, specialmente all'inizio se non si conosce, però mettersi nell'ottica di impararlo, secondo me, è indispensabile. Assolutamente, e considerate che l'inglese è una lingua nativa solo per un numero limitato di nazioni, quindi non vi serve parlare l'inglese di Oxford per poter addentrarvi nel settore, per poter comunicare con altri. Direct Games stessa è un'azienda islandese, quindi figurati. Quindi abbiamo metà del team in Islanda, l'altra metà a Shanghai, e quasi nessuno parla inglese nativamente, quindi certo lo parliamo bene, ma non ti serve sapere ogni inflessione grammatica per poter comunicare, per poter addentrare, trovare un lavoro, quindi è importante buttarsi e iniziare a praticare. Penso che questo sia forse il consiglio più importante, insieme a quello buttati su Discord e inizi a fare del lavoro gratis in pratica per vedere, buttati, inizia a parlare in inglese, migliorati col tempo, ma guardare dalle sideline secondo me è la cosa peggiore che si possa fare, soprattutto perché non si perde nulla con un avatar, nessuno ti denuncia o cose così, a meno che non facciate cose per cui essere denunciati. A parte questo, come vedi l'evoluzione del web 3 gaming in particolare, secondo te, se con una bull run può essere una narrativa interessante? Come vedi un po' gli investimenti che ha ricevuto il settore, insomma, evolversi nei prossimi anni? Ci sono due scuole di pensiero, diciamo, generali, poi c'è la mia, che aggiungerò alla fine. Una scuola di pensiero è quella che dice che non ci sono giocatori nel Web3, quindi è tutta speculazione, non c'è realmente giocatori, e
Talvolta è difficile non essere pessimisti in questo senso, perché essendo Web3, essendo che comunque c'è un interesse alla fine anche per l'utente finale a partecipare nel progetto, perché sai, sei token e quant'altro che possono avere un valore, l'aspetto ludico del gioco ovviamente cade in secondo piano. Quindi sì, c'è una corrente di pensiero che dice che in realtà alla fine non sono giocatori, sono speculatori, e sicuramente c'è una grossa fetta di utenti che non sono sicuramente giocatori. Dall'altro lato vedi appunto Axie Infinity, hanno effettivamente milioni di utenti che giocano effettivamente. Io quello che sto notando è che c'è una consolidazione intorno a progetti veri, veri nel senso che si è visto un sacco di fuffa creata da persone che non hanno mai fatto un videogioco, senza nessun background reale, che hanno creato progetti che non avevano né capo né coda. E poi ci sono iniziati, dopo il bear market degli scorsi 2 anni, sono iniziati a vedere i progetti che rimanevano in piedi. Quindi vedi giochi tipo Shrapnel, Because Unchained, o insomma ci sono tanti, tanti progetti dove c'è effettivamente un'utenza, c'è un prodotto di qualità dietro, cioè ci sono giocatori che vogliono effettivamente giocare. Quindi quello che penso è che appunto ci sarà un consolidamento, in cui a un certo punto c'è una parte che vedrà questi giochi Web3 come giochi e una parte che semplicemente sono interessato nell'aspetto economico in merito. Io quello che penso, e questa è la mia visione personale, è che l'utenza di giocatori reale la vedremo forse nel giro di un decennio, perché al momento il mercato gaming, diciamo tradizionale, quindi sai, utenza di Steam, console e così via, l'industria gaming in generale è molto avversa al blockchain e agli NFT. Quindi c'è una divisione molto grossa, e non c'è, ci sono infatti molte piattaforme che non accettano giochi Web3 di Steam, che è la più grossa per PC. Ma invece c'è Epic Games, dove appunto c'è anche The Machines Arena, che gli giochi Web3 li accettano. E qual è la particolarità di Epic Games? Che l'Epic Games Store esiste solamente grazie a Fortnite, alla fine dei conti. E Fortnite cos'è? È un'utenza di ragazzini, che milioni di ragazzini che non hanno neanche 18 anni al momento, comunque li hanno appena compiuti. E questi sono ragazzini che hanno iniziato appunto a videogiocare con Fortnite sull'Epic Games Store. Non è gente che è cresciuta con Steam come la maggior parte del mercato tradizionale adesso, e che adesso anche fra l'altro, grazie ai vari giochi gratis che l'Epic Games Store ti dà, si stanno costruendo la loro libreria di giochi, che giocheranno sull'Epic Games Store, perché quella è la piattaforma a cui si sono abituati, ed è la piattaforma che gli sta anche dando appunto i giochi Web3 adesso. E continuo a parlare dell'Epic Games Store perché forse è l'unica piattaforma PC oltre a Steam che merita attenzione. Ci sono altre minori, ma non mettevo attenzione. Quindi c'è un'intera generazione di ragazzini cresciuti con Fortnite e con una piattaforma che supporta giochi Web3, che adesso sta venendo esposta a questi giochi Web3. Quindi è soprattutto abituata anche all'idea di oggetti di collezionabili digitali, perché sai, i soldi di Fortnite li fanno tutti con le skin, oggetti vari collezionabili in game. Gli NFT nell'ambito gaming alla fine non sono altro che un'evoluzione appunto dei collezionabili in game, solo che in un mercato aperto. Quindi io mi aspetto che tempo una decina d'anni, che questi ora dodicenni che giocano a Fortnite avranno magari dei soldi, saranno nel mondo del lavoro, saranno comunque cresciuti a pane, skin ed NFT, saranno quelli che giocheranno ai giochi Web3. Non è sicuramente la nostra generazione quella interessata a giocare ai giochi Web3, perché siamo troppo abituati con Steam, con le console e altro. Il ragazzino che gioca Fortnite ad oggi, che è esposto a tutti questi progetti, a piattaforme come Discord in maniera più nativa che noi, saranno quelli che accetteranno senza problemi questi giochi Web3. Questa è la mia personale visione. No, sono totalmente d'accordo, anzi penso sia un'ottima visione da portare sul canale, perché appunto parliamo spesso di come il futuro sia importante per questo settore, perché appunto i ragazzini che oggi nascono con il telefono in mano, per loro le valute digitali, gli NFT saranno una cosa normale. Ad oggi invece far Esatto. abituare il trentenne, 35, 40, che magari sono fissati sul fatto che certe cose debbano essere fatte in un certo modo è sicuramente più difficile. Quindi Figurati in Italia quando c'è ancora gente che litiga per il contante al bar, quindi su immagino, questo ci siamo capiti. siamo entrambi fuori, quindi non possiamo andarci troppo pesante perché ce ne siamo fortunatamente lavati le mani. Ultima domanda seria prima delle due finali chicche di chiusura. Qual è la tua parte preferita del Web3 Gaming? Che sia appunto gli NFT di cui stavamo parlando, le crypto, l'ownership, la community, insomma, qual è secondo te il punto più forte?
Per me personalmente, come community manager, come persona nel marketing, venendo dal gaming tradizionale, la community è molto più proattiva. E notoriamente i gamer sono molto vocali, sono molto critici di qualsiasi cosa tu faccia. Sai, è un po' disarmante per uno sviluppatore pensare che non hai neanche rilasciato il tuo gioco, hai già persone che ti offendono e misurano qualsiasi cosa che tu faccia online. Paradossalmente, nel Web3 annunci il tuo progetto, non mostri nulla, ci sono già persone che vogliono che ti chiedono come possono aiutarti. Ovviamente c'è un incentivo finanziario di fondo, come discutevamo prima. Per me come community manager ovviamente ha un impatto molto positivo perché rende più facile il tuo lavoro, è più facile comunicare, c'è molta meno negatività se vogliamo. Quindi per me personalmente è stato sorprendente passare dal gaming tradizionale al gaming Web3 proprio perché da entrare, come dire, con scudo alzato, pronto a subire qualsiasi insulto, ingiuria gratuitamente, ad avere gente che non vede l'ora di supportarti in ogni modo possibile. Quindi sì, questo è stato un aspetto positivo e molto interessante. È un ambiente molto più costruttivo, se vogliamo. E per chiudere un po' con due domande più leggere, qual è la tua cripto preferita e qual è la tua collezione preferita? Però aspetta, ci metto un ma. Hai la versione che puoi dare da Schiller Civitas Machine Arena e la tua versione personale? Certo. Beh, quella Schiller ovviamente, come dicevo prima, Ronin ovviamente, e ovviamente la collezione preferita, in effetti non posso che suggerire Chosen of Civitas, come ben tu sai. E a livello personale, io sto tenendo molto gli occhi su Shrapnel, e questo lo dico semplicemente da gamer, da persona nel gaming, perché penso sia stato il primo gioco Web3 che ho visto come sembrava il gioco, fra l'altro ho anche avuto modo di provarlo e non ho minimamente pensato all'aspetto brutale della cosa. Volevo semplicemente giocarlo, vedo il potenziale, quindi penso che sarà un gioco di successo a prescindere dal fatto che sia Web3 e conseguentemente se avrà successo come gioco avrà anche successo nell'aspetto token e finanziario. Quindi sì. Ok. Quindi anche Quindi collection di shrapnel o sì, token? ho qualche extraction pack e cose così. Quindi sì, il mio shield personale è per Shrapnel. Perché anch'io holdo proprio i Commander, gli NFT 10K Collection che ci sono su OpenSea, ne holdo qualcuno che non sono niente niente male, quindi assolutamente. Giorgio, Error, grazie per questa bella chiacchierata, penso ci siano stati molti spunti positivi, sia per chi è interessato al settore da esterno, sia per chi vorrebbe magari costruirsi una carriera all'interno. Non so se vuoi chiudere con un messaggio alla community italiana del Web3 Gaming, se vuoi dire qualcosa in particolare dal cuore. Assolutamente sì. Iscrivetevi al canale di Scogna prima di tutto. E seconda cosa, seguite The Machines Arena. Stiamo per lanciare la beta season e per lanciare il mint su Ronin prossimamente questo mese. Quindi seguitevi Scogna e confido nel fatto di mettere qualche link nella descrizione. Assolutamente. Buona fortuna a tutti quelli che vogliono entrare nel settore. Forza e coraggio, come si dice. Grazie mille Giorgio e alla prossima. Grazie a te. Saluti.